Questo legame straordinario della nostra isola con tutto il mondo e che raccontano di inclusività, di integrazione e quindi è una vocazione, una storia antichissima che in qualche modo ci caratterizza. E quindi la nostra isola ancora una volta diventa testa di ponte, trade union tra realtà in mondi diversi, in particolare come quello dell'Africa. Noi stasera abbiamo diversi, come dire, momenti, rapidamente ve li illustrerò. C'è una prima fase che è appunto quella convegnistica in cui cercheremo di delineare le problematiche dell'Africa, ma soprattutto anche di far capire a quanti sono presenti tutto quello che è necessario fare, soprattutto quello che in qualche modo stasera tenteremo di raccontare, di mettere insieme con le nostre forze. E c'è un secondo momento che è appunto questa mostra che vede il coinvolgimento dei ragazzi del liceo Giorgio Buchner. E di questa cosa siamo felicissimi perché ovviamente è ai giovani che va dato spazio e soprattutto lasciato il grande testimone per la costruzione di tutto quello che noi in qualche modo vogliamo raccontare stasera. E accanto ai giovani ci sono anche degli artisti che hanno donato insieme ai giovani le loro opere. Qual è il fine di questa sera? Perché poi tutto quello che stiamo raccontando e che andremo a raccontare ha un fine ben preciso, quello di una raccolta fondi che in qualche modo proporrà, andrà ad aiutare la popolazione del Burundi, questa popolazione che ormai, insomma, purtroppo tutti sappiamo è la più povera del mondo, e gli interventi che noi abbiamo previsto sono interventi che in qualche modo riguardano non soltanto le scuole, il ripristino delle strutture delle scuole, ma anche, e in questo devo dire ci facciamo interpreti noi dell'associazione di integrazione, interpreti proprio di questo, di questa idea, cioè che bisogna fare formazione lì in quel luogo, bisogna far crescere la popolazione, formarla e far sì che un domani possano camminare con le loro gambe. E dal dialogo proprio di questo, di tutto ciò, che insomma tenteremo di costruire questo nostro obiettivo. Devo dire che tutto questo è stato possibile grazie anche alla sinergia di tanti enti. In primis il Comune di Lacquameno, che in qualche modo ha messo a disposizione tutta la struttura, ha curato, in questo io ringrazio il sindaco di Lacquameno Giacomo Pascale, ma anche il vice sindaco, l'architetto Carla Tofano, che sono stati per noi un aiuto preziosissimo. E vede soprattutto anche il coinvolgimento, oltre a noi dell'Associazione Integrazione, anche del Rotary di Ischia, Isola Ischia, che ringrazio, che poi saranno ovviamente avranno il loro momento per raccontare in quanto e come ci stanno aiutando. Allora, io lascio subito la parola a Giacomo, al nostro sindaco, perché è il padrone di casa ed è giusto, insomma, lasciargli un attimo la possibilità di... Negli ultimi anni tutti gli appuntamenti più importanti abbiamo sentito vicino le forze dell'ordine, come se fosse successo qualcosa, nel senso che ci testimoniano anche fisicamente la loro vicinanza a delle iniziative che hanno diciamo, rappresentano anche una certa sensibilità. L'arte, come diceva la dottoressa Catugno, a Villa Arbusto è la massima espressione di questo luogo, di questa nostra storia. Solo un sogno. Se si sogna insieme è la realtà che comincia. Siamo appunto nell'isola di Ischia. Mi piace da subito mettere in evidenza, come già fatto il sindaco, la valenza socio-culturale di un percorso che definirei quasi affascinante, in quanto coniuga insieme mare, arte e solidarietà. Tre elementi che diventano metafora di unione tra i popoli, non loro separazione. La finalità comune di tutti noi qui stasera è quella appunto di costruire una società plurale, coesa,
al di là di separazioni ideologiche sempre più dannose, nel segno di quello che io definirei un sincretismo culturale che già nel passato ha avuto una grande importanza. Intorno a noi il mare. Per questo ricordo due versi di Pablo Neruda che suonano quanto mai attuali. Ho bisogno del mare perché mi insegna. Non so se imparo musica o coscienza. E niente di più vero di questi versi. Il mare ci offre la musica del suo movimento, forte e ruggente nei momenti agitati, tenera, morbida, con la spuma lieve delle onde verso sera. Ma ci offre anche la coscienza della nostra fragilità di creature umane e ci offre anche la coscienza del bene. Mi viene in mente Euripide, che nell'opera teatrale Ifigenia in Tauride esclama: il mare lava tutto il male umano. Anche i latini dicevano sanitas per aquam, quindi il mare è salvezza e salute. Stasera voglio appunto ribadire questo messaggio davanti a persone che credono come me nella valenza di principi basilari, quali appunto l'arte, la comprensione reciproca, la coscienza del bene e dell'amore, con la A maiuscola, amore in senso ampio. È importante aprirsi al mondo, perché, come afferma Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti, l'avanzare del globalismo capitalista ha favorito